Buongiorno, ci troviamo a Gressonay Saint-Jean davanti alla chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista che si festeggia ogni anno il 24 di giugno con messa solenne e passeggiata durante la quale si porta la statua del santo in processione. Questa chiesa risale al 1515 ed è la più antica testimonianza religiosa di Gressonay. Essa sorge qui al centro del paese su un terreno che anticamente fu donato alla parrocchia dalla famiglia Battiani, che è una antica famiglia molto facoltosa di origine ungherese. Di questo periodo rimane solo parte della facciata principale, con questo portale in stile tardo gotico, in pietra scolpito, ed in alto vediamo un'iscrizione, sempre in pietra, che ci racconta che questa chiesa fu realizzata dall'impresario Goyet di Sime, lo stesso che qualche anno prima costruì la chiesa di Fontainebleau. La chiesa poi fu ampliata, sempre su terreno donato dalla famiglia Battiani, nel 1725 e furono costruite le due navate laterali e fu sopraelevata. La facciata, imponente, si caratterizza soprattutto dal tetto molto spiovente, che la ripara interamente. Nella parte bassa possiamo vedere i tre accessi alle tre navate e nella parte alta alcune finestre di diverse forme danno la possibilità alla luce di penetrare all'interno. A destra dell'ingresso principale è stato collocato nel 1928 questo busto della regina Margherita, in memoria del fatto che la regina, durante i suoi 36 anni di villeggiatura a Gressonay, soleva venire ogni domenica a messa qui lungo percorrendo il sentiero che ancora adesso chiamiamo Passeggiata della Regina. Adesso possiamo entrare e visitare l'interno. L'interno della chiesa si presenta grandioso ed elegante. Alla navata principale si affiancano le due navate laterali separate da delle colonne in pietra monolitiche. La parte del presbiterio fu innalzata nel 1818 e datano di quel periodo i dipinti dei soffitti a vela e delle pareti ad opera del pittore porediese Giovanni Stornone. I dipinti assumono in pieno la tradizione della pittura sacra, come si era andata codificando dalla fine del Cinquecento, che recepiva le indicazioni della Chiesa dopo il Concilio Tridentino. I dipinti, infatti, consentono una lettura semplice ed immediata dei fatti narrati e sono impostati in modo decoroso ed equilibrato. Le tonalità delicate e la leggerezza delle stesure rendono gradevoli questi inserimenti nel contesto. Il pittore Nino Pirlato, chiamato a restaurare i dipinti nell'anno 1955, modificò le originarie decorazioni in stile classico, introducendo ornamenti con motivi di conchiglie in stile barocco. L'altare maggiore del 1700 proviene dalla chiesa di San Francesco di Ivrea, che fu soppressa dalle leggi napoleoniche del 1812. Lo acquistarono dei De La Pierre di Gressonay, che lo donarono in seguito alla parrocchia. Sopra l'altare, che tra l'altro è in marmo di diversi colori, troviamo un dipinto in cui è raffigurato San Giovanni che medita nel deserto. Sopra l'altare, in due periodi liturgici dell'anno che corrispondono a quelli di San Giovanni e a Natale, vengono poste quattro statue del Settecento in legno che raffigurano San Giuseppe e la Madonna, Zaccaria e Santa Elisabetta. Precedentemente il presbiterio era separato dal resto della chiesa tramite una balaustra in marmo. Dopo il Concilio Vaticano II, questa balaustra venne soppressa e le colonnine in marmo furono utilizzate per la costruzione dell'altare posto in centro. Oltre all'altare principale, in questa chiesa ci sono altri quattro
altari nelle navate laterali. Notevole per la sua composizione plastica l'altare del Santo Rosario. Al centro, bellissima, è la statua della Madonna datata 1662. Intorno alla statua troviamo delle formelle raffiguranti i misteri del Rosario. Ai lati della statua della Madonna troviamo San Domenico e Santa Chiara. Queste statue sono opera dello scultore valdostano Siro Viarain e sono state collocate al posto di quelle originarie rubate nel 1975. Anche gli altri altari risalgono al Settecento e costituiscono dei pregevoli esempi di scultura a linea policroma. Quello della navata destra è dedicato a San Sebastiano e ai lati troviamo San Grato e San Lorenzo Martire, mentre in alto c'è San Giuseppe col Bambino. Nella navata di sinistra si trovano invece altari dedicati a Sant'Antonio, con San Grato e San Pantaleone, e quello dedicato a Santa Caterina tra Sant'Anna e San Giuseppe. Ai lati del presbiterio troviamo due grandi dipinti, sempre ad opera di Giovanni Stornone. Sulla destra è stata raffigurata la scena della visita dei Re Magi a Gesù Bambino, mentre sulla sinistra è raffigurata la scena di Gesù che incontra la Samaritana al pozzo. Caratteristici sono i banchi in legno di larice settecenteschi con le testate scolpite che richiamano i motivi bavaresi. In quel tempo la Baviera era luogo terminale dei commerci attuati dai gressonari e alcuni rami di famiglie vi presero anche la residenza. All'inizio della navata sinistra, nel 1983, venne allestito questo piccolo museo nella nicchia dove prima era collocato il battistero. Esso concilia la protezione museale delle opere d'arte sacra con la funzione devozionale delle stesse. Antiche sculture lignee sono ancora in grado di comunicare una severa religiosità nel pianto silenzioso della Madonna addolorata seduta con il corpo del Cristo morto sulle ginocchia o nel composto dolore del Cristo di questo crocifisso che risale al XIII secolo. La statua della Madonna con il Bambino in braccio era situata nell'oratorio della frazione Valdobbia, dove fu rubata nel 1960 e in seguito ritrovata e collocata in chiesa, data del XIV secolo. Nelle teche si possono inoltre ammirare i virtuosismi dei maestri argentieri impegnati nella realizzazione di preziosi reliquiari, calici, pissidi, ostensori. Tutti antichi e alcuni di provenienza tedesca. Tra tutti, il pezzo più prezioso consiste nella croce a stile di scuola fiorentina del Ghiberti, risalente al XVI secolo. Siamo sempre all'interno della chiesa di Gressonay-Saint-Jean. Io mi trovo adesso nella cantoria e dietro alle mie spalle c'è l'organo che nel 1895 la regina Margherita donò alla parrocchia. Questo organo è firmato Veggezzi Bossi. Veggezzi Bossi sono una famiglia famosa di organisti che risale al 1550. Queste alle mie spalle sono le pietre tombali che si trovavano prima nel sagrato davanti alla chiesa. Quella più caratteristica è quella del 1629, in cui è scolpito il Remerzeiche, cioè l'emblema dei mercanti. Al centro il simbolo di Mercurio, considerato il protettore dei mercanti. Al centro c'è l'agnello, che è il simbolo di San Giovanni, protettore della parrocchia. Nei primi anni dell'Ottocento il cimitero si ampliò su questo lato della chiesa, che è il lato est, dove possiamo vedere qui le vecchie lapidi in pietra e in ferro battuto.
Alle mie spalle c'è la croce dove anticamente era collocato il bel crocifisso che prima abbiamo visto all'interno della chiesa. Nel 1877 il cimitero fu ancora ampliato. Il comune comprò dalla famiglia Bonda, tramite una sottoscrizione dei Gressonari, questo terreno. Lo suddivise in 171 appezzamenti che assegnò alle varie famiglie Gressonare tramite un sorteggio. All'epoca fu redatto anche un regolamento che, per esempio, imponeva che le lapidi delle tombe non incombessero su quelle dei vicini. C'era poi anche definito uno spazio in cui si dovevano seppellire i morti non cattolici e i forestieri, e si prevedeva che le tombe, dopo 30 anni di inutilizzo, ritornassero di proprietà del comune. Questo regolamento è in parte vigente ancora ai giorni nostri. Il campanile seguì l'evoluzione della chiesa. Quando la chiesa fu sopraelevata nel 1700, egli perse la primitiva proporzione, per cui nel 1771 fu sopraelevato di circa 10 metri. Altri lavori seguirono nel 1903, quando fu cambiata la parte terminale, che prima era in stile lombardo, e poi invece vennero costruiti i quattro timpani triangolari e sopra la cuspide piramidale in rame sormontata dalla croce e da un galletto. Nel 1903 ci fu un altro intervento nella parte terminale. Si modificò questa parte che era precedentemente in stile lombardo, si costruirono quattro piccoli timpani sormontati da una cuspide piramidale in rame, sopra la quale è stato collocato un crocifisso ed un gallo. Questo intervento contribuì a slanciarlo ulteriormente. Troviamo davanti alla chiesa parrocchiale di Sime, dedicata a San Giacomo Apostolo. L'attuale edificio è una ricostruzione del precedente e risale al 1684. La facciata della chiesa è completamente affrescata. L'affresco rappresenta il giudizio universale ed è stato realizzato tra gli anni 1698 e 1700 da Francesco Biondi di Ginevra. A delimitazione del sagrato esterno ci sono 15 nicchie raffiguranti i misteri del Rosario, dipinte da Antonio Faccio di Valprato in Valsoana nel 1755. Sul muro esterno della chiesa, rivolto a sud, si trova una seicentesca meridiana restaurata nel 1989. La frase che si può leggere sotto è «Utere non numera», che sta a significare «produci e non contare le ore». Sul soffitto dell'entrata principale della chiesa c'è un dipinto dedicato che mette in risalto San Giacomo e San Sebastiano. Anticamente San Giacomo era il patrono estivo della parrocchia e quello principale, ma siccome i lavoratori di Sime emigravano, hanno pensato di inserire un patrono invernale che hanno deciso essere San Sebastiano. L'edificio, molto armonioso, è a pianta rettangolare a tre navate, divise da sei colonne monolitiche di pietra scalpellata a mano. L'altare maggiore della parrocchiale di Sime è stato realizzato dai fratelli Giovanni e Giuseppe Gilardi di Campertonio in Valsesia tra gli anni 1698 e 1700. È ornato da 182 statue
di santi, di angeli, di cherubini, tra cui le due più importanti sono la raffigurazione del patrono San Giacomo e del secondo patrono di Sime, San Sebastiano. Secondo per dimensioni in Valle d'Aosta solo a quello di Antagnò in Ayas, nello stile barocco di quell'epoca. L'altare è realizzato nelle parti in falegnameria in legno di abete e di pino cembro nelle parti scolpite. Sulla sinistra in basso troviamo la statua di San Sebastiano e sulla destra in basso la statua di San Giacomo, i patroni della parrocchia. Gli stessi autori all'epoca hanno realizzato l'arco trionfale che sta sopra il coro, dove vediamo le statue di Gesù, della Maddalena, della Madonna Addolorata e di San Giovanni. Possiamo aggiungere che il colore viola che vediamo sull'arco trionfale è quello che in origine era dell'altare maggiore, poi restaurato nel 1983 per i 300 anni della chiesa parrocchiale. Siamo nella chiesa parrocchiale di Sime. Nella navata sinistra troviamo tre altari. Quello più pregevole, di maggiore interesse, è l'altare del Rosario. Nella nicchia centrale, contornata da 15 medaglioni, si trovava una statua della Madonna con bambino del XV secolo che attualmente è nel museo parrocchiale. Il secondo altare della stessa navata è dedicato alla Santa Famiglia. C'è una particolare iconografia della pala con Gesù nell'ostensorio. Poi troviamo l'altare dell'Addolorata che è in muratura trattata in finto marmo. Nella navata destra della nostra chiesa troviamo un pregevole altare del XVIII secolo dedicato alla Madonna del Carmine, attorniata da santi e vescovi. Nella stessa navata troviamo un altare dedicato al Sacro Cuore in stile neoclassico con due statue realizzate dai fratelli Guala di Verres e un altare dedicato a Sant'Antonio Abate con una graziata pala barocca della fine del XVII secolo. Accanto all'altare del Rosario troviamo la base dell'antico campanile sotto cui è stato collocato l'antico fonte battesimale di epoca romanica. Intorno a questo fonte battesimale si trovavano quattro teste antropomorfe che purtroppo nei primi anni dell'Ottocento sono state tolte. Degno di attenzione è il maestoso complesso del pulpito realizzato in legno di noce nel 1710. È decorato, finemente decorato, con sette scene evangeliche. In basso troviamo un mascherone che sostiene degli angeli che a loro volta sostengono il pulpito. I primi sei banchi sono realizzati in legno di noce e anticamente spettavano ai notabili del paese. La chiesa anticamente non era pavimentata, era terra nuda, la gente entrava e si inginocchiava in corrispondenza della propria tomba di famiglia. All'interno della sacrestia si trova il cinquecentesco altare proveniente dalla cappella di San Grato. A
Al suo interno e al suo esterno sono raffigurati delle immagini di santi. Il museo parrocchiale è stato allestito nell'anno 1986 e contiene statue di pregevole fattura, tra cui un San Giacomo, l'originale San Giacomo che era sulla facciata della chiesa del XV secolo, una Santa Barbara del XV secolo e una Santa Lucia. In fondo alla chiesa troviamo la medievale sedia ringaria dei baroni di Vallese. Al centro vediamo lo stemma della loro casata. È realizzata in legno di noce e annessa c'è la catena con cui venivano incatenati e messi alla berlina i colpevoli di varie condanne. A seconda del reato che avevano commesso, questa veniva apposta alla caviglia, a un braccio o al collo.